Ciao, benvenuti in un nuovo video. Allora, stavo registrando tutt'altro video, proprio tutt'altra cosa, quando è arrivato il corriere. Ed corrieri io vi amo, quando vi comportate bene io vi amo. E mi è arrivato un mega, mega pacco, faccio vedere, eccolo qua, da Sephora. Allora, ho mollato il video che stavo facendo, che lo riprenderò dopo perché tanto non era niente di concetto. E ho detto no, devo aprirlo subito, anche perché io l'ho aperto, ho tolto, ecco, con la carta, ho tolto la parte di sopra perché c'erano i dati personali, è ancora chiuso, quindi io non ho la minima idea di che cosa ci sia dentro, quindi voglio assolutamente farlo con voi, sì, non resisto più di tanto. Ah, dunque, questo pacco ha una storia, perché è un po' che è in giro. Perché ed è qualche giorno fa mi hanno contattato le ragazze di Sephora per dirmi: ma c'è ancora ed è il tuo pacco, quello che devono farmi vedere i prodotti natalizi, che de deve essere consegnato. Sì, hanno ragione, perché normalmente, dato che ho un negozio di Sephora abbastanza vicino, ed è si era d'accordo quando ed è mi mandano i prodotti, quando vogliono ed è le co nuove collezioni, o quando hanno qualcosa da inviarmi o per farmi vedere, ed è di non spedirmelo, perché con questo corriere io ho notevoli problemi, ma è direttamente di informare il negozio e poi mi manda una mail o ok, insomma, ci si riesce a risolvere, oppure mi telefono. Perché con questo corriere ho notevoli, notevoli problemi, cioè o dice che ero assente quando invece sono a casa e quindi è tentata consegna ed è destinatario assente, non è detto che il giorno dopo passi, e se non passa il giorno dopo ed me lo manda indietro, quindi anche loro hanno avuto dei problemi. Oppure dice destinata indirizzo inesistente. Bene, se mi va bene è in filiale e più o meno vado io in filiale, ma se invece decide che proprio non esiste l'indirizzo lo rimandano indietro. Quindi abbiamo deciso con le ragazze dato che ho un negozio abbastanza vicino, mettete da parte e avvisatemi che io più o meno una volta al mese passo. Solo che è fuori comune ed è non mi sembrava un motivo lavorativo questo per andare a prendere un pacco, anche se effettivamente è un motivo lavorativo. E quindi niente, mi hanno contattato qualche giorno fa e mi hanno detto: ma è ancora qui, cosa facciamo? Anche perché erano edizioni di Natale. Ho detto: vabbè, tenetemelo lì, anche perché sono curiosa di vedere cosa hanno scelto e anche le novità e oppure le edizioni. E appena riesco, appena si potrà, ed è passo. Ho detto: ma senti, ma con la carta ed è gold, quella che ho io, c'è la spedizione gratuita. Facciamo che riesco a mandartelo. Crociamo tante le dita. Ed hanno messo che sopra hanno messo che era urgente da consegnare. In caso di problema, telefonare al. Cioè, le abbiamo provate tutte e il pacco è arrivato. Io spero che non ci sia niente che si rompe, ma così non sembra. Basta, guardiamo cosa c'è dentro, che sono curiosa. Allora, ah, ok, c'è la borsa, quindi non mi sarei spoilerata niente. E poi è vuoto. Facciamo prima voi, poi io. Facciamo così, avete visto qualcosa? Normalmente non faccio i video di queste cose, ma perché mi mandano sempre pochi prodotti, ma faccio le foto su Instagram, però in questo caso sono curiosa. Wow, ma ci sono un sacco di cose. Ho visto una cosa, scusate, ma adesso lo tiro fuori tutto perché dobbiamo anche controllare che non sia niente rotto. Mamma mia, proprio quel corriere. Ok, la borsa è vuota. Allora, prima cosa che. No, questo era carinissimo. Il gel detergente per le mani, quello sanificante della Mercy Andy. Non so se si vede, ma è pieno di glitter. È bellissimo. Unicorn Edition, ah, qui è una condizione limitata, unicorn con i glitter. Profumatissimo. Allora, il bello di questi gel detergenti è che funzionano, hanno l'alcol e tutto, diciamo che è un 30 ml. Comodissimo. Io normalmente li usavo, non Mercy Andy, ma quelli di Sephora, di queste dimensioni, in borsa in periodi normali, perché io in borsa sono
anni che ho i gel detergenti. In questo trino mi durerebbe poco, però è stupendo. Cioè, è proprio stupendo. Poi ho visto di Sephora. Ah, ho capito. Questo è un tinta per le labbra Fancy Peach Stain Metal. Allora, è una tinta labbra metallizzata. Adesso la apro. Cream Lip Stain, esatto. È questa qui comunque. Adesso la apro con voi e ho capito perché. Perché è uscita da poco la collezione, la prima capsule collection di Sephora con Elodie, che l'avete vista online. Che infatti avevo mi avevano contattato, però ed era avevo ancora la roba di Natale in ballo, quindi niente. E è chiacchierata non tanto per i colori del c'è cioè una palette occhi e una palette viso che sono bellissime, ma è stata molto chiacchierata per via del rossetto, perché il rossetto è un metallizzato. Sono riuscita ad aprirlo e i metallizzati hanno fatto il loro tempo. Tutti dicono che hanno fatto il loro tempo e che non sono più una gran moda. Allora, questo sì è un metallizzato, ma è delicato. Ci può anche stare. E quindi sì, c'era questo discorso che in tanti hanno fatto, che i rossetti metallizzati andavano qualche anno fa, adesso non è più questa gran moda. Però è carino. E probabilmente loro. Questo è. Non è che è questo. Può essere questo. Oltretutto profuma. Sapete che non so se è questo o è della collezione permanente, questo metallizzato? Non lo so, pensavo che avessero il pack di Elodie o qualcosa, però potrebbe essere. Me lo fate sapere voi perché la collezione non ce l'ho. Poi ho visto una cosa che non sapevo esistesse. Urban Decay Stone Vibe è la palette. Io non sapevo che ci fosse la mini. Io credevo ci fosse solo quella grande e le palette grandi dell'Urban Decay, ma in generale le palette grandi non è un po' che non le utilizzo. Hanno fatto anche la mini? O era per Natale forse? No. Ah, oh, scusatemi, ma già il dentro è bellissimo. No, vabbè. Allora, gli ombretti sono tutti integri, cioè. Bella, adesso voglio, sono curiosa, quindi sono 4 fatti così shimmer e 4 perché 4? Sono 3 opachi e 3 shimmer, perché stavo ragionando che fatti così a dual chrome con due colori, ma adesso scusatemi, ne swatcho qualcuno, questo rosa. No, vabbè. Si vedono solo i brillantini azzurro. Ma sono delicatissimi. A questo punto anche il verde. Pensavo fossero molto colorati, molto brillanti, invece sono molto delicati. Da vedere, da vedere. Stavo guardando la palette perché questo gioco di guardate come luccica, cioè fate voi. Non è che è metallizzato forse e anche per via di questa palette, non lo so, è tutto un video in crescendo. Stavo guardando che sono molto simili a quelli della Essence, vi ricordate? Però Essence Urban Decay, tutt'altra cosa, mi è solo venuto in mente così. Questa è una palette sicuramente da no, vabbè, ma sono bellissimi. Sono bellissimi. Particolari, pensavo fossero colorati ed è luminose, invece sono brillantini leggerissimi con questo sottotono appena colorato. Mi piace un sacco. Altra cosa che questa si vede che è proprio natalizia. Enchanted Wonderland Limited Edition Makeup Collection, sì. È della Too Faced. E non capisco, ma a questo punto io la voglio aprire. Uno per vedere se integra, due la confezione è bellissima, tre devo capire perché non capisco.
Pensavo fosse una palette e invece sono diverse palette, fatemi capire. Ah sì, sono una, due, tre palette e poi cos'altro c'è dentro? Sento. Ah, aspettate, devo smontare la scatola per. Ok, ce l'ho fatta. Sono scema anche perché se guardavo dietro spiegava tutto. Quindi abbiamo il mascara Better Than Sex in mini size, edizione natalizia, con tutti i fiocchi di neve, bellissimo. Poi pensavo fosse una palette unica con queste immagini e invece sono tre, ma sono bellissime. Allora, partiamo da. C'è la differenza? Non lo so, vi faccio vedere una. C'è scritto niente? Non vendibile singolarmente. Però io prima di iniziare devo fare assolutamente una cosa: pulirmi le mani, perché gli ombretti della Urban Decay sono bellissimi, i brillantini sono micidiali. Ok, allora rieccoci. Dunque, intanto il pack è bellissimo, cioè il cerbiatto con la corona e poi è tutto brillante. Che carina! Spero che siano di quelle edizioni limitate, sì, natalizie, ma poi con le promozioni ogni tanto esca perché è davvero bella. Speriamo. Sì, è integra. Sì, si è appena appena sporcata un pochino, quindi ok. Guardate. Non ha lo specchio, ma bella, bella. Quindi magari dovevo leggere qui. Allora, questa qui è la Dior Palette. Con e shadow, bronzer e blush. Quindi, oddio, per me sono due blush. Direi proprio di sì. Esatto. Bronzer. Vabbè, andiamo avanti. Poi a questo punto andiamo in ordine, c'è cioè questa del cigno. Ok, Swan Palette e Shadow Eyeliner e Blush, quindi illuminante e blush, beh, vediamo. Bella anche questa. Ok, il blush, sì, ma sì, sono diversi. E l'illuminante a questo punto, vabbè, che fa incone, un illuminante che io ho già sentito. Bello. Secondo me sono le colorazioni classiche, classiche le colorazioni delle varie palette di Too Faced che hanno inserito in palette. Quindi bella l'idea, anche se qui sinceramente non trovo un colore scuro. Belli i colori, ma non trovo uno scuro, quindi sono proprio da intercambiare. Ma i colori anche mischiano, sì, sono colori che ci sono anche nelle palette classiche di The Too Faced. Bella cosa, bella cosa. Ecco, se qui invece ci sono, c'è un colore bello scuro e poi si può fare anche altro, in quell'altra non ci sono. Ma direi di finire con l'ultima palette che è quella del Procione. E shadow, highlighter, quindi illuminante e blush. No, vabbè. Mettiamo via la confezione. Oh, poverino, questo illuminante ha fatto un po' una battaglia, però è integro. E anche questa è bella. È bella. Scusate, ma guardate questo illuminante. Molto bello. Molto molto bello. Magari facciamo un video dove ve le mostro tutte, facciamo degli swatch più nel dettaglio. Belle, belle. Quindi dovrebbero essere così. Così. Allora, non vorrei fare danni. Ok. Io non vedo, sono proprio colori intercambiabili perché non vedo una palette completa, non la vedo completa. C'è uno, qui sono tutti scuri,
Forse sono davvero intercambiabili. Qui sono, sì. Ok, sì, proprio, non si può prenderne una e fare un trucco con una. Sono interscambiabili, ma adesso, scusate, ma devo pulirmi di nuovo perché dobbiamo vedere questa cosa finale. Tarte. No, stupendo. Ho pochissime cose di tarte. Allora, tartelette give gift and set. Quindi un set regalo con 27 ombretti, di cui 18 sono nuovi. 27 ombretti a base d'argilla. Andiamo ad aprirla, anche perché vorrei vedere se sono integre. Ma io me l'aspettavo in cartone e invece sono in plastica. Si vede che ho poche cose di tarte. Allora, mi devo tenere la confezione sotto perché c'è scritto tutto. Partiamo con la Lille. Fortuna che ci sono i nomi. Allora, tarterelle. Quindi sono al tartello. Tarterelle. Partiamo con i nomi, quindi Lille Bloom, che è la prima, eccola qui. È in plastica, dietro c'è solo il nome dei colori, che sono integri. Togliamo la carta, specchio. Bella. Neutral ed Essal Shade. Sì, effettivamente sì, ma sono belle. Ma sono davvero belle. Mi sembrano anche super pigmentate. Quindi è un set regalo, ma sono le palette classiche. Mi preme questa cosa del 27 Clay Infused Shade, quindi ombretti a base d'argilla. Andiamo avanti, quindi sono 4 pacchi, 3, 6, 9, 2, 4 pacchi e 5 shimmer. E questa era la Lille Bloom. Poi andiamo secondo l'ordine qui, Lille Swishy, che è questa e secondo me è stupenda, ma davvero stupenda. Dice Rosy e Romantic Shadow, quindi farò ogni volta che ne apro una. Questa mi sembra stupenda. Adesso vado a provare questo. Questo. Per me è stupenda. Per me è stupenda. Colore scuro opaco, colore burro chiaro. Per me è stupenda. L'ho già detto che è stupenda. Ed è molto metallizzato, quindi richiama un po' il fatto del metallizzato al fatto del rossetto che mi hanno mandato metallizzato. Stai a vedere che torneranno di moda i metallizzati. Non sono pronta. Andiamo con l'ultima, che è la Lil Toasted. Toasted Warm e Toasty Shadow. Appero, 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 appero. 2, 3, 5, 6 opachi e 3 metallizzati. E vado a provare questi due perché hashtag parliamone. No, vabbè. E questa era l'ultima, quindi sono davvero belle, ma davvero belle. Dunque,
Non so se volete un video dove le swatchiamo tutte, perché sennò diventa questo troppo lungo. Quindi, nel caso, tengo tutto, le scatole anche. Se volete un video a parte, le swatchiamo tutte, così vedete bene la resa. E poi vi farò un video sulla recensione, perché è davvero wow, ma super wow. Allora, recap 1. Grazie Sephora, e sono stupende, e oltretutto vedo in tutto questo che ci sono edizioni non limitate, cioè sì, il pacco è edizione limitata, però che si possono riprovare. Questa del Rubens Decay non pensavo che ci fosse piccola, non so se era un'edizione solo natalizia o cosa, ma stupenda. Poi Too Faced è bellissima, così è, primissime impressioni. Bellissimo questo fatto dei libri, sono libri, sono bellissime, ma non la vedo completa, cioè bello il blush, belli i colori. Con questa sì, ci si potrebbe anche fare un make-up completo, anche se due opachi e quattro shimmer metal, c'è lo scuro ma è un shimmer. Con questa del cigno si può già fare qualcosa di più, perché lo scuro è opaco, c'è la crema, si può fare qualcosa nei toni del rosa fucsia. E l'ultima, che è quella del cerbiatto, non ha un colore chiaro, perché questo comunque non è chiarissimo. Ok, lo scuro è il nero, che comunque sì, un nero opaco, ok, però per fare un bel make-up bisogna giocarle tutte e tre assieme. E quindi sono un po' belline anche da vedere, così come libro. Non sono singole, mentre quelle della Tarte ho proprio notato che ogni palette singola è singola. Cioè, va bene presa così. Cioè, io se prendo una palette qualunque, ho tutto per fare un make-up completo. Un make-up occhi, intendo. Cioè, c'è tutto, c'è il colore chiaro, ci sono i colori intermedi, c'è l'opaco scuro, cioè è sempre sui toni. Penso anche questa. Esatto. Sono davvero complete, c'è sempre il chiaro, c'è sempre gli opachi scuri. Vediamo l'ultima perché così. Questa è più nei miei toni, però c'è sempre il chiaro, non troppo chiaro, anche se ci sono più shimmer, sì è vero, però c'è sempre i due opachi scuri. Questa si possono prendere anche singolarmente, ed è anche perché hanno un loro peso, sono belle belle toste, ed è singolarmente si può fare un make-up tranquillamente, mentre con le altre però wow, cioè proprio wow. Poi bellissima l'idea dell'edizione limitata unicorno, cioè stupenda come idea. Adesso lo proviamo, a proposito, vediamo se lascia brillantini. Non rilascia brillantini, ok. E poi il rossetto metallizzato, ora capisco perché. Stiamo tornando a metallizzato. Siete pronti per il metallizzato? Allora, la collezione di Elodie, sempre di Sephora. Aiuto! Il rossetto che era tanto chiacchierato, a questo punto è ci ha visto lungo e stiamo tornando ai metallizzati. Sinceramente non sono pronta per tornare ai metallizzati, ma ok. Allora, questo era un video forse fatto più per me che per voi, perché volevo spacchettare questi prodotti perché hanno avuto una super super vita e, vogliamo dirlo, sono tutti integri, cioè wow, miracolo. Ringrazio come sempre Sephora per tutto quanto. Fatemi sapere se sapete se questi colori ci sono. No, ve lo scrivo io, ve lo scrivo sotto perché non lo so, o vado a vedere. Ed eccomi qui. Allora, ho guardato tutto, così vi posso dire tutto. Allora, le tartelette, queste, e qui era nel set regalo in teoria, ed è quindi bella la confezione regalo, magari da regalare.
ma esistono anche singole. Ecco perché sono complete singolarmente, perché sono anche singole a 21 euro l'una da Sephora. Quindi ci sta. Ho visto solo che il pack è leggermente diverso, lì è in cartone, sembra. No, non è vero, dico una cavolata, è sempre in plastica, ma è un po' diverso, ha una grafica diversa, ma si chiamano uguali e sono sempre le tartelette, quindi si possono vendere singolarmente. Mentre quelle di Too Faced, ho controllato tutto, singole non ci sono, però i colori dentro sono i colori delle palette di Too Faced, quindi ecco perché non sono complete, perché hanno mischiato i colori, quindi nel caso vi piacciono i colori, ci sono nelle palette classiche di Too Faced, che oltretutto ho visto sul sito sono anche più complete, quindi più complete per tutto. Mentre la Urban Decay, io sinceramente la mini non l'ho vista, non l'ho vista, ma controllerò bene. E niente, fatemi sapere se vi incuriosisce qualcuna di queste, se volete che le proviamo, soprattutto le tartelette. Adoro già solamente il fatto che sono argilla e infusi in argilla. Cioè, ok, fatemi sapere se vi interessano gli swatch, se vi interessano le recensioni, ditemi voi cosa vi interessa di più e io lo farò. Oppure se le avete già provate e come vi siete trovate, così è carina come idea. E basta, e io direi che adesso a questo punto mi lavo le mani, sistemo tutto e torno al video che stavo editando. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, Ciao! ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!